Amici di Onda Libera, siamo a Fano, nella sede della Fondazione Carifano, dove si è appena terminata un'iniziativa organizzata dall'ambasciatore territoriale dell'enogastronomia, e siamo insieme al professor Tebaldi, che ha tenuto una relazione sul vino e le istruzioni per l'uso. Dico bene? Ossia il vino nella letteratura. Sì. Dico bene? Ecco, ci può parlare di questa sua iniziativa? Sì, di questo... ci provo. Chiaramente il titolo è copiato da Perecchi, La vita, istruzioni per l'uso. Io mi sono limitato a prendere la parte, insomma, istruzioni per l'uso, però in realtà ho fatto una carrellata su alcuni testi, tra i tanti possibili, testi che io conosco, come sicuramente il pubblico conosceva, che sono particolarmente, insomma, interessanti. Ovviamente ci sarebbero mille testi a partire dalla Bibbia, Omero, eccetera, eccetera, eccetera. Già altre volte, insomma, con i professori Pallucchini e Pagnoni avevamo esaminato, per esempio, ci eravamo permessi anche di esaminare alcuni passi della Bibbia, dei Vangeli. Questa volta abbiamo esaminato così dei testi più recenti, abbiamo preso una pagina di Swift dei Viaggi di Gulliver, poi abbiamo preso una poesia bellissima di Saba che si chiama Teatro degli Artigianelli. Poi abbiamo preso una poesia di un poeta dialettale pesarese che si chiama Gian Santi, detto Pasqualon, e per finire un raccontino di Tobino dai suoi racconti per le antiche scale. Tobino era direttore del manicomio di Lucca, quindi 4 su 1000 possibili. E l'ultimo romanzo di Paolo, un romanzo che è veramente bello e che, per chi non conoscesse Tebaldi, è una buona occasione per ripercorrere un po' anche gli altri romanzi precedenti. Questo è il settimo libro di Paolo, un libro veramente molto originale specialmente per la lingua. E Paolo è uno scrittore molto, molto interessante, che, ripeto, evita tante civetterie, compresa quella di costruire un racconto pensando alla trascrizione cinematografica o televisiva. Cioè, Paolo ha un senso della parola e la ricchezza della parola direi che è unico. Quindi, ripeto, Macadam, ultimo romanzo di Paolo, è veramente uno splendido lavoro che si presta a vari livelli di lettura. E, ripeto, io mi sono limitato a parlare di Tebaldi, invece avrò occasione per il prossimo incontro di parlare dei luoghi del vino, e potrei dire del vino e del pane, ossia osterie, locande, taverne nella letteratura italiana, inglese e nordamericana. Quindi sarà una carrellata su queste osterie che spesso sono, come nel titolo che abbiamo dato, un caldo rifugio per tanti.